10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 22 giugno. 22 giugno, ragazzi, un anno del canale. E bella a tutti ragazzi, sono Sergio Aden e bentornati sul mio canale. E oggi mi trovo in questa bellissima location sul lago di Massasciuccoli. L'ho scelta apposta ragazzi per portarvi il video di un anno del canale. Sono Sergio Adrian, ho deciso di riaprire il canale perché il canale prima mi era stato chiuso per via di copyright. FIFA 16, ma le rose sono aggiornate, quindi sia online che poi aggiornate tutte le due finestre di mercato, e fino ad oggi sono aggiornate addirittura quelle di queste. Bella a tutti raga, sono Sergio Adrian, benvenuti sul mio canale. Attenzione al adesivo, buco! Ancora pacca, persiste dentro, non ci credo. Perché? Gol di Sosa. Sembrerebbe ben maturi arrabbiarsi per il FIFA, ma comunque succede, partono anche di controller. Questo invece continua la rabbia che è veramente ingiustificata. Ciao a tutti ragazzi, sono Sergio Aden e bentornati sul mio canale. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. Tanto che carica. Ciao, guardate, siamo ricercati. Siamo ricercati e non possiamo neanche più chiamare il taxi driver. Guarda quello là, eh? Un headshot! Boom! Chi è quel finocchio là? Boom! Secondo! Ciao finocchio! Bitch, fat motherfucker! West side! Con la gamba sto piovendo. Cosa troveremo in Far Cry 5? Allora, la data di rilascio è il 27 febbraio, scrivetevelo, io l'ho scritto, e la copertina è già uscita e sarà così. Allora vi dico, si aggiungono i 5 like, vi porto lo stesso video su Call of Duty World War II. Allora, sono tutto sulla mia destra, perché qua dovrebbe comparire lo schermo del telefono. Ed eccolo qui. Allora, mi sono state recapitate due mail nel giro di un mese e mezzo, e uno fin qui direbbe, va, perché no? E l'Adidas mi mandassero la stessa mail. Cioè, è come se la Nestlé e l'Adidas mi mandassero la stessa mail. Costa la mette dentro gol. Hanno aperto le marcature con questo gol e vedremo se avranno altri spazi. Di Federico Bernardeschi. Non credo sia finita qui. Mi aspetto una reazione. Juventus avanti. Juventus avanti, ragazzi. È tutto solo. Dentro! E ne ha presa un'altra, Buffon! E Bakoko poi fa meta. La posizione. Corpo all'indietro, palla. Ragazzi, stiamo massacrando, non riusciamo a passare. Come si fa? Fuori! Fuori! Dybala sbaglia! Dybala sbaglia! Dybala sbaglia! Il nostro obiettivo è la salvezza, siamo secondi, quindi non mi posso neanche lamentare più di tanto della sconfitta. No! No, ragazzi, cosa hai fatto? Cosa ho fatto, ragazzi? Non ho dato della palla in tempo. Va dentro! Van Dijk! Van Dijk! 75esimo, 3-1. Ce l'abbiamo fatta, eh? Cioè, abbiamo fatto a fare un gol. Dopo 75 minuti. Dentro. Stephen! Stephen! 21esimo! Si passa in vantaggio. Col numero 27. Stephen! Bella palla di Embolo, stop in aria, girata. E palla
nell'angolino, Serbia gol. Gol. Gol di Milinkovic Savic. Dormita generale. E c'è il gol della Serbia. Noi non si riesce più a tirare. E sta qui il fan gol. Ragazzi, finisce qui, finisce 1-1. Le partite più brutte che abbia giocato. E anche ingiuste. Fatemelo dire, anche ingiusto. Ragazzi, insomma, ho già passato un anno. Il 22 giugno 2017 per il canale. E penso che sia arrivato il momento, ragazzi, per chi lo vede. Ovviamente il video non verrà pubblicato il 22 di giugno, anche se leggete qua nelle descrizioni, perché siamo alle Olimpiadi Mondiali, ho altri video da fare, però la prima data utile, ragazzi, lo pubblicherò. Voi l'avete già pubblicato, quindi potrete anche usare il passato prossimo, l'ho pubblicato la prima data utile. Quindi io direi che si possono tranquillamente rivedere alcuni estratti di questo anno, ragazzi, dei miei video. Allora, parliamo un po' di numeri, ragazzi, cosa abbiamo ottenuto in questo anno. Partiamo dai video. Ho caricato ben 375 video. Sono 1,02 video al giorno. Tralasciando il fatto che tra metà ottobre e inizio gennaio, ragazzi, non ho pubblicato niente se non un paio di video così, giusto per non morire dentro. Abbiamo 83 iscritti, un iscritto ogni 4,0 qualcosa giorni e 11.253 visualizzazioni totali di tutti i video in questo anno. Sono più o meno circa 30 visualizzazioni al giorno. Questi dati, ragazzi, si riferiscono alla mezzanotte del 22 giugno, quindi magari chi lo sa sono aumentate o diminuiti, visualizzazioni sicuramente aumentate. Abbiamo 95 commenti, 330 like e 35 dislike. Questa cosa, ragazzi, mi manda fiero, ragazzi, perché abbiamo like 10 volte maggiori dei dislike, insomma, quindi vuol dire che il mio lavoro non è tutto invano. Allora, com'è nato il canale, com'è nata la voglia di fare video? Allora, io da quando ho 11-12 anni che mi piace la tecnologia, fare video, tra 8 e 9 anni, ragazzi, passavo su YouTube giornate intere a guardare video. Poi YouTube per me era praticamente solo musica una volta, poi ho visto che ci sono anche altre cose. YouTube si è messo abbastanza a disposizione negli ultimi anni per chi vuole caricare, quindi ho scoperto anche di più, perché alla fine YouTube è il successore di Napster, e Napster era lo YouTube di una volta dove si poteva ascoltare musica, e poi YouTube si è espanso anche altre cose, per fortuna. Allora, io avevo 12 anni, era il 2012, e pubblicai un video, il mio primo video, che era che praticamente mi lanciavo col paracadute dalle Empire State Building o Rotterdam Tower, come la volete chiamare, in GTA 4 The Bad of Gettoni. Scusate se mi tocco gli occhi, ma c'è un sole che veramente mi stordisce, e poi è un caldo. Mi buttavo col paracadute, ragazzi, e feci tipo 100 visualizzazioni in 3-4 giorni. E io non ero nemmeno consapevole di avere un canale in quel momento lì. Io cane le carte con la cola, che si sacca, ostia. Io conato can. Guarda che roba, la cola attacca le carte, che guarda. Poi la primi, diede il nome, tutto quanto, ragazzi. Insomma, mi piacque la cosa. Fino a che tutto ciò che avevo nel computer cominciai a pubblicarlo. Pubblicai, mi ricordo, ragazzi, il film Day After Tomorrow intero. L'avevo craccato nel tablet. Lo pubblicai, infatti, mi aveva una stangata di copyright. Ti lasciamo perdere. E raccolsi, insomma, una cosa come tante iscritti nell'arco di 4-5 anni. Siamo già al 2016, ragazzi, pubblicai un video di un album intero musicale, e lì, quello lì, fece tipo 50.000 visualizzazioni in 6 mesi e mi portò, ragazzi, per 500 iscritti. Poi, siccome non ero così esperto come ora, non è che sia esperto nemmeno adesso, però, non conoscendo le normative, mi arrivò la stangata di copyright e il canale finito. Disperazione totale, ho detto, sai che c'è, ne riapro un altro. Però non è stato un male al 100%, è stato, diciamo, un male, perché comunque avevo 500 iscritti, gente che mi seguiva costantemente, poi dopo il mio canale non l'ha ritrovato. Però dall'altro lato forse anche meglio, perché ho potuto voltare pagina e aprire un canale, diciamo, più mirato, perché di là pubblicavo veramente di tutto. Al cavallo tra un canale e l'altro addirittura ho comprato la PlayStation 4, e quindi ho cominciato a fare gameplay seri. Prima li facevo con la PlayStation 3, con la telecamera, ragazzi, mi prendevo la televisione e ci parlavo sotto, quindi pensate un po' che roba. E aprì il canale, il nome lo scelsi perché Serge Tankian, ragazzi, è il cantante di System of a Down, penso che lo sappiate benissimo, e decisi di metterci Adrian, perché Adrian è il mio nome, e quindi di armenizzarlo per quello. Poi in realtà
di nickname più seri mi sono venuti più avanti, però ragazzi ormai modificare tutto quanto non mi sembrava, diciamo, giusto, non mi sembrava anche facile da fare, quindi ho detto teniamoci il nome che ci siamo scelti. Applicare il 22 giugno, ragazzi, pubblicare il primo video, giusto per mandare qualcosa online, dei miei gol più strani su FIFA 16, perché giocavo ancora a FIFA 16, poiché mancava 4 mesi all'uscita di FIFA 18, non aveva proprio senso comprare FIFA 17, che comunque chiedevano 50 euro anche usato. Insomma, e poi andai con la carriera dell'Udinese, primo video con la facecam, primo video diciamo serio, dove venne il doppio audio e comunque al giorno d'oggi è tipo 80 views. Poi andai avanti, mi specializzai, feci molti tutorial, molti corsi per l'editing dei video, infatti ora si arriva a questi pronostici dei mondiali che pubblico tutti i giorni, in cui ragazzi mi ha fatto veramente un grande salto nelle registrazioni. Mi dispiace molto perché chi mi segue da un po' sa di questo mio problema del canale vecchio, che cioè, mi dispiace ancora, però del resto ho potuto pubblicare un canale molto, diciamo, più mirato, come già detto, dove la maggior parte sono gameplay, a parte qualche video, un paio di vlog e qualche video dove suono, perché sono musicista, suono la chitarra, ho diverse band, quindi anche quello ho cercato di trovarci un buchino nel canale nuovo, però ragazzi principalmente gameplay. Avrei voluto fare tantissimi altri video, ne ho una lista infinita a casa di video che vorrei fare, che è già più di un anno che ho lì in quarantena, però ragazzi non trovo mai il tempo, l'ispirazione, quindi c'ho un grande rimorso dentro, perché potrei ancora farli, ma magari sono anche avvenimenti passati, non più di moda, che sicuramente avrebbero potuto portare tanti views. Vabbè ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e chissà, magari per i 100, per i 1000 iscritti, ragazzi, potrei tornare qui a ringraziarvi un'altra volta tutti quanti per, insomma, il sostegno che mi state dando. Dopo aver iniziato a mondiale, ragazzi, abbiamo avuto una botta di iscritti incredibile e questo mi fa veramente piacere. E io vi chiedo quindi di lasciare like e di iscrivervi, ragazzi, che come dico sempre, per me è molto importante, ci tengo anche per tutto il lavoro che faccio, che ogni giorno, ragazzi, non vi sto raccontando nessuna bugia, sto sveglio fino alle 2-3 a fare i video sui mondiali, sui vlog, sulle reazioni delle partite, e mi diverte, perché se non mi divertisse, ragazzi, sarei primo a non farlo, però vedere che comunque per ora 83 persone, chi si leva, chi si aggiunge, piace, vuol dire si fidano di me, la cosa mi fa molto contento, speriamo, ragazzi, di aumentare. Io vi ringrazio, insomma, ci vediamo con i mondiali, come sempre, ragazzi. Bacione, statemi bene, ciao a tutti. Ciao a tutti, alla prossima. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti da Sergio. Ciao a tutti, ragazzi, grazie della visione e alla prossima. Bye bye. Ciao a tutti. E noi ci vediamo alla prossima. Bye bye a tutti. E quindi niente, ciao a tutti, ragazzi, grazie della visione e siete stati connessi, siete già iscritti. Altrimenti iscrivetevi. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ragazzi, grazie della visione e alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi, grazie della visione. Ci si vede domani con Germania Svezia. Ciao a tutti.